Ciao amici dei Vapers, oggi recensiamo Manghito di VaporArt, un liquido pronto da 10 ml. Questa qui è la scatola. Una scatola con un design davvero particolare, con questo tucano, penso. Davanti, qui abbiamo gli ingredienti. Dietro, mango ghiacciato. Evita dalla vendita di minori di 18 anni. E qua vabbè, altre cose, tenere fuori la porta dei bambini, eccetera. All'interno troviamo, scusate se è rotto, però sono giustificato perché ero andato in un negozio e gli ho chiesto se mi potevano cambiare la resistenza. Me l'hanno cambiata e per mettere la resistenza, potete sapere che si bagna un po' la resistenza. E mi hanno detto se c'avevo il liquido appresso. Ce l'avevo. Io avevo Manghito, gliel'ho dato e per aprire me l'hanno rotto. Non l'ho rotto io, quindi metto già le mani davanti. Però vabbè, tanto poco importa. L'importante è quello che c'è dentro. Solita boccetta di VaporArt. Solito manuale di istruzioni. Ormai è anche inutile che lo faccio vedere. Sono usciti diversi video sul canale in cui recensiamo VaporArt. Ho preso Nicotina Free. Perché volevo provare Nicotina Free Manghito. Allora, si apre così, come tutti i liquidi. C'ha il doppio tappo per i bambini, che anche questo è. Vabbè, che anche questo è rotto. All'odore sa di mango, sa davvero di mango. Questo liquido mi ha sorpreso davvero tanto perché sa troppo di mango. Dietro ci sta scritto mango ghiacciato, quindi è un liquido ghiacciato, un liquido fresco che si può svapare in estate, in inverno, in autunno, in primavera, davanti al camino, di fronte alla piscina. Si può svapare sempre. È un liquido che ha un solo gusto di cui si concentra, quindi si sente abbastanza bene, a differenza che ne so di Too Puff, dove faccio un esempio, che ha diversi ingredienti, ha diversi soggetti che deve concentrarsi, quindi magari si può sentire più quello, meno quell'altro. Invece no, lui è Manghito, mango ghiacciato, quindi si sente tanto il mango, si sente che è ghiacciato ma non troppo. Il sapore è forte ovviamente perché è ghiacciato. Se dovrei dare un voto a Manghito gli darei un 8 pieno. Gli darei un 8 pieno, al momento uno dei miei liquidi preferiti. Ne ho provati tanti, ma nessuno mi ha sorpreso quanto Manghito. Dovrei provarlo con 4 mg di nicotina, magari potrei basarmi meglio. Manghito che l'ho provato nella Lux Q e nella Vinci Q. Nell'entrambe sigarette si è sentito tanto, forse un po' di più nella Vinci Q, però alla fine mango è quello. Quindi ragazzi, questo video finisce qua. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi, siete Vapers, bye.